vuol dire altro che pensiero libero, è la prerogativa in questo caso proprio è il presupposto del pensiero scientifico, è il presupposto della vittoria della luce sull'ignoranza. No, io volevo fare un piccolo racconto, cioè prima dell'estate, parlando qua dentro con un dottorando in fisica statistica, questo mi raccontava che un fisico statistico francese aveva aperto una società finanziaria in cui faceva un sacco di soldi. Allora io ho detto, vabbè, andiamo a vedere, ho trovato questa società su internet, ho chiesto a un mio amico che lavora in una banca italiana grande, ho detto, mettiamo dei soldi qua, cioè chiaramente, diciamo, una quantità trascurabile di soldi. Lui si è informato e ha detto, meno di 500.000 euro non si entra. E mi ha detto anche, molte società oggi finanziarie sono fatte da fisici statistici che non sanno nulla di economia, ma che riescono in realtà a guadagnare un sacco di soldi. E questo non perché i fisici riescono a prevedere il futuro, perché è chiaro che nessuno sa Obama se domani muore perché gli sparano oppure no, no? Questo è chiaro. Ma quello che riescono a fare i fisici statistici è vedere molto presto quando una fluttuazione, probabilmente non è solo una fluttuazione, come Volpiani sicuramente sa meglio di me cosa riescono a fare i fisici statistici, però diciamo, l'incertezza è possibile diciamo studiarla, è possibile capirla, è possibile, no? No, allora diciamo, i fisici hanno fatto i soldi in finanza, non mettendoci soldi loro, facendoci pagare. Però è l'unico modo per fare. No, è vero, però ne stanno facendo tanti, nel senso che è chiaro che se per entrare servono 500.000 euro, no, vuol dire che non entriamo noi, entra gente che ha 500.000 euro. Questa è una situazione precedente al 2007, no, una fortuna. No, no, questi ci stanno oggi. No, è vero, negli anni, fine anni 90, Wall Street in 3 o 4 anni ha assorbito qualcosa come 10 o 15 mila persone col dottorato in fisica. Allora, il motivo era che queste tecniche Black, Scholz, eccetera, per i fisici statistici e matematici non sono poi cose così terribili, che sono delle equazioni Fokker Planck che si smanazzano, diciamo, abbastanza bene. Allora, diciamo, ci si possono fare certe cose, ma tutte, diciamo, da una parte ci sono le teorie, quelle paudate, quelle che diceva prima Roberto, diciamo, Black e Scholl, che si basano sull'idea che il mercato è gaussiano, e ci si fa quello che ci si fa. Dall'altro, i fisici, diciamo, alcuni hanno avuto un tipo di bruciore, un meccanico statistico, insomma, un certo spessore, e hanno un approccio un po' più, diciamo, pragmatico, empirico, diciamo, utilizziamo tutto quello che sappiamo per cercare di fare delle previsioni a breve tempo. Cioè, tutte queste cose di fisici sono riuscite a infilarsi nel mondo della finanza per un motivo tecnico, perché sono arrivati dati ad altissima frequenza. Altissima frequenza vuol dire, che ne so, millesimi secondo. Quindi la quantità di dati era pazzesca e sono riusciti a infilarsi. Però, diciamo, non è comunque, diciamo, io da quello che so, l'unico modo per fare soldi in finanza è lavorare in finanza e farsi pagare. Non metterci i soldi propri. I soldi propri è rischioso, non è che devo fare, non è che devo fare. Vi assicuro che aver sentito sicuramente i fisici che si muovevano su quella base, sulla base di quei modelli previsivi non hanno più non trovano più da lavorare. È ovvio, è chiaro che lavorando in borsa competenze matematiche, no, sono utili, però l'assicuro, per aver visto, per aver seguito per tanti anni i problemi finanziari, i soldi veri li fanno i bassisti, quelli che si muovono in base all'insider trading e quelli che trasformano la finanza in una truffa, perché il resto sono piccoli rendimenti, insomma, come quello che le danno sul fondo di investimento al posto di una cosa. Questa è la mia testimonianza diretta. Noi sappiamo che questo ha avuto successo, quanti? Sappiamo che uno ha avuto successo. Sì, ti raccontano solo quelli che hanno dato bene. Quanti sono quelli che non hanno avuto successo? È come gli ex voto, no? Dove sono gli ex voto di quelli morti? Il famoso Ateo, guarda quanti ex voto. Quelli morti dove stanno gli ex voto?
cioè quindi ti raccontano solo le storie di quelli che gli è andata bene, quelli rovinati e nessuno ne parla. Angelo, solo dico una cosa. Allora io un po' contesto, no parlo, un po' contesto questa idea che per dire la narrativa di adesso sul problema della fisica finanziaria, Black and Scholes, eccetera, eccetera. Voglio leggere, allora, Scholes, è vero, Scholes e Morton hanno preso il primo Nobel, però l'idea venne a Black, che non prese il primo Nobel perché morì due anni prima. Adesso io vi leggo delle cose che lui ha scritto, un lavoro bellissimo che si chiama Rumore, Noise, che è l'esaltazione del rumore. Quindi lui sapeva benissimo che il rumore non è gaussiano, lui si era posto dei problemi molto profondi. Vi leggo semplicemente dall'abstract del suo articolo Rumore, è in inglese quindi lo traduco al volo, però dice: gli effetti del rumore sul mondo e sulla nostra visione del mondo sono molto profondi. Il rumore nel senso di un largo numero di eventi spesso ha un effetto causale molto più potente di un piccolo numero di eventi grandi. Il rumore rende possibile il funzionamento dei mercati finanziari. Il rumore nella forma dell'incertezza sul future e sull'incertezza delle future tecnologie provoca il business cycle. Il rumore nella forma delle aspettazioni che non seguono i criteri razionali causa l'inflazione a essere quella che è. Più generalmente il rumore rende molto difficile testare sia le tesi pratiche che le teorie tanto pratiche che accademiche su quello che noi diciamo nella finanza. In generale, lui dice, noi siamo obbligati a muoverci nel buio. Questo è Black. Non è un, quindi in qualche modo a queste persone intellettuali sicuramente ce n'hanno, esatto, non è che sono persone così che gli sono inventate, erano abili, diciamo. Gli altri due erano più abili, lui morì, però, poi non lo possiamo sapere. Lui comunque era vicepresidente della Goldman Sachs nonché presidente della American Financial Society. Io sono fisico, quindi in qualche modo la verità è che esatto, è una cosa di semplificazione. La verità è che queste persone si erano posti dei problemi anche molto profondi sull'origine, molto più profondi, se vogliamo, anche dei fisici, perché in qualche modo noi fisici abbiamo un'equazione, la usiamo, facciamo un calcolo, siamo molto contenti. Loro erano dei sociologi, tra virgolette, si chiedevano più di noi cosa questo vuol dire, dove sta il rumore, dove stiamo andando, cosa significa. Poi è chiaro che nel mondo finanziario sono state prese delle idee, sono state portate, Angelo ci diceva anche per causa di alcuni fisici, e usate, però non è che queste domande alcuni, in particolare Black in questo caso, non se le erano poste e loro non pensavano che il mondo fosse gaussiano, altrimenti queste cose non le avrebbe scritte, e le ha scritte sul giornale, questo è un giornale di finanza, è un articolo sul giornale di finanza. Quindi il punto è che loro sapevano che le cose non erano gaussiane, hanno fatto una formula che per la prima volta permetteva di prezzare i derivati, che altrimenti senza la quale non era possibile scambiarli, e effettivamente a causa di questo la finanza ha preso sopravvento. Ma è come dire che Fermi ha scoperto l'atomo e poi questo ha provocato Hiroshima. Le loro previsioni effettuate sulla base dei loro modelli poi si sono dimostrate assolutamente, ma loro erano consapevoli di questo, solo che poi hanno venduto il modello gaussiano ai clienti, esattamente, no. Alcuni di loro hanno venduto ai clienti il modello così è ancora oggi, questo è evidente, però non è che non si erano posti queste domande, loro lo sapevano. Lì c'è un bel romanzo di Galbraith, si è il professore di Harvard, mm-hmm. E riprende veramente il giro, sono fregati noi, è uno che si arricchisce tanto, esatto. Che riesce a creare la formula delle aspettative, nuove aspettative nazionali, sarà molto divertente. Allora, lui fa un sacco di soldi e poi lo arresta. volevo dire una cosa un po' generale, no? Cioè, io sono fisico, allora diciamo, noi fisici siamo famosi per la nostra modestia, no? C'è niente da fare, diciamo. Abbiamo cercato di dire la scienza è la fisica, la matematica, poi basta, il resto è convento. No, noi ce l'abbiamo questa presunzione, più o meno, non lo diciamo, diciamo solo fra amici, però
questa presunzione c'è. Allora, questa parte l'aspetto, diciamo, personale, questa presunzione nasce dal fatto che i fisici sono bravi. Ora, i fisici sono bravi e riescono a ottenere dei risultati, ma perché i fisici hanno avuto l'idea astuta di occuparsi di cose semplici, no? Diciamo, i fisici sono più bravi dei biologi, perché? Perché si occupano dei pianeti e non dei bagrozzi. I bagrozzi sono molto complicati, quindi azzeccare i bagrozzi è difficile. Non è che è facile fare una meccanica celeste, però se ti arriva alla Lagrange, Newton, Laplace, Poincaré è fatta, no? Ora, in biologia non basta darmi, il problema è molto più complicato, quindi diciamo, la fisica è stata la prima scienza che si è formalizzata. E quindi è stata la prima scienza e siamo lì da un sacco di tempo, sappiamo fare certe cose, però badate bene, siamo bravi su dei problemi piccoli. La bravura consiste in quello, nel stare in un orto piccolo. Quando si va nella prateria siamo rovinati. Ora, appena si prova a matematizzare cose più complicate della fisica, già la chimica, già la biologia, lo sapete, è complicato, è difficile, perché non ci sono dei quadri di riferimento precisi. I fisici dicono, se fisica classica è Newton, se fisica quantistica è Schrödinger, vabbè, più là ci sono cose più complicate, però insomma, per fare tutto quello più o meno che ci sta intorno, con la meccanica quantistica si fa, no? La teoria dei campi sono cose, insomma, per cose, diciamo, astratte a livello europeo, non serve a niente. Diciamo, in biologia non è così, in chimica non è così, in chimica è un po' meglio, in economia non si sa da che parte cominciare, quindi diciamo... è pure un po' ingeneroso dire questi non ci hanno azzeccato. Beh, non ci hanno azzeccato perché si sono posti un problema veramente enorme. Noi figli siamo bravi, ma stiamo lì a farci le nostre recuperazioni mentali, diciamo l'attrito lo togliamo l'attrito, facciamo liscio, questo lo togliamo, questo lo facciamo, questo lo mettiamo, cioè abbiamo una miltoniana, e riusciamo a fare qualcosa, però riusciamo a fare qualcosa dopo che abbiamo tagliato con l'accetta un sacco di rogne, no? È un po' quello che diceva, diciamo, quest'idea, diciamo, semplifichiamo il problema finché riusciamo. Allora, il bello della fisica è che anche semplificando abbastanza, alla fine la cosa non è stupida, no? È semplificata ma non banale. E si riescono a dire delle cose che dicono abbastanza della realtà. Allora, questa è una grande fortuna di noi fisici. Nelle altre scienze purtroppo non è così, non c'è. In biologia non è così, in ecologia non è così, quindi diciamo. Hai ragione tu, cioè non è che questi qui hanno dei scemi, no. hanno fatto l'errore di occuparsi di cose troppo complicate, e quindi diciamo scherzando un po', e quindi diciamo così, e quindi hanno apparentemente uno status intellettuale di secondo livello, ma è l'approccio teorico che c'è a monte, certo. Della formulazione tecnica, sì, però dei modelli previsivi. L'approccio teorico è quello di un sistema che funziona senza quel venticello che descrivi, certo. Tu, no? Sì. Che sposta il mirino. Infatti, per... diciamo, la cosa tipica del culturalismo e imperialismo culturale dei fisici, è vero, diciamo, però non è stato solo colpa nostra, è stato pure colpa degli altri che ci sono venuti dietro, no? Cioè nel senso che diciamo nell'Ottocento, no, Pareto, questi qua facevano l'economia, l'idea di equilibrio che è, viene dalla meccanica, no? Cioè due cose sono giuste, loro prendevano come punto di riferimento la meccanica, le forze, le cose, e quindi facevano un modello in cui parafrasavano la meccanica razionale. Funziona, funziona fino a un certo punto. Adesso la gente invece, la meccanica non è più la scienza di punta, cioè l'informatica fa delle formulazioni in termini di teoria di informazione, insomma, però l'idea è un po' più la stessa, più o meno la stessa. Si prendono delle teorie che hanno funzionato in certi ambiti e si cercano di estenderle. Diciamo, se funziona, non lo so, ma è abbastanza. Se funziona è fortunato, perché la meccanica è una grande cosa. Se uno prova a fare, rispostare la meccanica nazionale per fare i prezzi, come hanno fatto Barras, Pareto, che ci dà Roberto, come è andata a finire lo sappiamo. Perché il motivo è stato fatto un tentativo di teoria per imitazione, a partire dalla fisica. No? Cioè, non è colpa nostra se la gente ci imita. Diciamo, c'è anche un aspetto che possiamo. Fate i problemi facili e avete successo. No, vabbè, poi secondo me una cosa che volevo dire, io l'ho pensato un pochettino anche per spiegarla questa questione delle previsioni, no? La differenza tra il sistema solare,
tra il tempo meteorologico, alla fine sono dei sistemi abbastanza simili in cui uno può fare delle previsioni però su scale di tempo diverse. Poi se uno già va nella geologia, chiaramente lì il problema è molto differente, non perché la legge fisica non sia nota, sono delle leggi note, il problema è che uno non conosce il sistema e quindi non può fare una previsione. Però quello che uno può dire è che se una zona è sismica, no, prima o poi là ci sarà un terremoto. Allora, quello che secondo me è mancato agli economisti di quella razza lì è stato a un certo punto identificare che la zona era sismica. Cioè, come dice Roberto, loro lo negavano, loro dicevano il sistema è stabile, non ci sono due punti. Quindi non è questione di gaussiano o non gaussiano, è questione proprio di... Di economia su tante scuole. Certo, infatti, no, ma dico questi qua, diciamo che è dell'equilibrio generale, cioè loro assumevano che non ci potesse essere una crisi, perché il sistema, avendo liberalizzato, se vai verso la liberalizzazione, lasci fare al mercato, il mercato verso un equilibrio. Sì, e il problema è, ma l'equilibrio è stabile o non è stabile? Cioè, questa domanda qua, che per noi sarebbe la domanda zero, diciamo, no? Cioè, e loro poi, qual è quello che dicevo prima? Qual è la motivazione base dell'agire umano? L'essere umano è completamente razionale, è in grado, come pensano loro, addirittura di essere così sveglio, diciamo così, di... ma no, ma loro lo pensano. Non metto scioglie, voglio dire... No, ma nessun economista vero pensa che la gente sia una gente razionale. Io l'ho studiato, non so... Questo nella vita, però è un... voglio dire, le aspettative razionali... Le aspettative razionali esistono, è un, sono... È un, allora, secondo me... C'è un importante della teoria liberista, insomma, e spiega che qualsiasi politica economica è vanificata dal fatto che gli operatori economici sono così, io dico come il cowboy, tra un cowboy e un computer, sono così scaltri da riuscire a prevedere, a intuire, a scontare in anticipo qualsiasi mossa di politica monetaria o politica economica. Questa è la base, proprio il fulcro delle teorie economiche della scuola di Chicago, che sono in netta contraddizione poi su quello che, ma guardi, quello allora, che accade, proprio citando la scuola economica di Chicago, Friedman diceva Keynes, attenzione, perché non mi richiami all'attenzione la differenza tra Friedman e Keynes, perché Friedman diceva Keynes ha ragione, quindi il problema esatto, diciamo che sono, cioè, famosa, sono i due grandi, però, esatto, incomunicabili della teoria economica. Però il punto è che le aspettative razionali, cioè il punto è l'utilizzo della matematica. No, non è il punto, non è l'utilizzo della matematica. Posso parlare un secondo? E adesso le spiego perché vengo fuori da più umani. Che fare una discussione a due. Io volevo dire, secondo me l'economia si basa su una asimmetria dell'informazione. Quindi se qualche economista crea una teoria dell'economia, il giorno dopo verrà utilizzata per fare una trappola a chi la segue quella teoria. Quindi le teorie economiche sono intrinsecamente instabili, perché chiunque le segue, mentre per esempio se io accendo una macchina, ho seguito la legge della fisica e quindi la macchina si accenderà, se io faccio una teoria economica e la seguo, c'è il predatore che mi sta aspettando che io faccia una certa mossa per modificarmi lo stato. Quindi la teoria economica per sua natura è, diciamo, verrà violata. Poi, diciamo, questa è, cioè, l'economia è una simmetria, predare sulle credenze degli altri. Se io sono sicuro che tirando una palla rimbalzerà, sono un fisico. Se io faccio un ragionamento economico, appena metto la mano là c'è quello che mi ruba la palla, se io credo che quella palla rimbalzerà. Quindi secondo me, diciamo, è indubbio che stiamo cercando di parlare degli economisti come se fossero particelle elementari e quindi fossero puri. Non lo sono, non lo siamo noi nessuno, quindi questo è razionale, no? Tira una palla e rimbalza. In campo economico tira una palla e prima che arriva a sbattere sul muro io qualcuno me la prega. Quindi non si può parlare solo di teoria o di matematica. Perché... No, infatti per quello dico. Poi fatemi citare una cosa che diceva il papà di Francesco Paolo. Francesco diceva, c'è una differenza fondamentale tra la legge naturale e la legge economica. Il fatto che la legge economica parla di fenomeni storici che si evolvono e che cambiano nell'evoluzione continuamente, quantitativamente e qualitativamente. Quindi non si può pensare che attraverso un'idea
non è un fenomeno naturale, è un fenomeno che ha una sua evoluzione. E quindi veramente non riesco, è quello che ho detto io tutta la serata, insomma. La legge naturale, cioè le leggi naturali, fisiocratici, tutto questo, il procedimento sino stabilito, sono gli antenati del neoliberismo, cioè il mondo funziona e si autoregolamenta in base a delle leggi come Locke diceva, in base a delle leggi naturali di mercato. Invece dall'altra parte ci sono quelli che dicono no, guarda, non funziona, c'è un'evoluzione storica. Esattamente, perché c'è diciamo la stessa cosa. Diciamo, alla fine sì, però il punto cruciale è pensare che comunque di là non è che c'era della gente che faceva che si inventava delle cose, come dire, ingenue, sono comunque delle cose profonde, che poi magari sono facilmente, nel senso che noi cerchiamo con disprezzo e facciamo male, insomma io almeno faccio male, con l'impeto diciamo preso dalla foga, non sono molto più buoni gli altri, perché ne è testimone Francesco nel suo blog e anche rispetto a Paolo Silos, cioè ci sono stati fatti degli attacchi dal neoliberismo italiano e anche americano, insomma, piuttosto vulgari. Parlando di economia siamo un po' più per stressare l'esercizio del libro. Volevo dire una cosa forse per chiudere, non so, volete continuare a discutere l'esistenza di anche perché mi sembra che diciamo piano piano c'è un effetto di svuotamento della sala. Io sono il curatore di questo libro, lì c'è Referini, per chi conosce questo testo, e sono probabilista, quindi accanto a me ce ne sono altri, diciamo, di levatura sicuramente maggiore, e volevo dire due parole sulla collana che comprende questo libro, La collana esce per IES ed è un tentativo di riformulare ciò che erano i libri di base di Giulio De Mauro negli anni 70, insomma, che sono usciti verso la seconda metà degli anni 70 e poi tragicamente terminati. E, cioè, adesso non c'è tempo per discutere di questa cosa, ma è interessante anche questo momento molto. Molto diciamo succulento, perché effettivamente diciamo Editori Uniti, che è la casa editrice del PC, poi che ha pensato questa operazione, quella di base con un tentativo di alfabetizzazione di massa, poi l'ha posta a termine e diciamo a un certo punto a me e ad altri colleghi giovani o non più giovani, direi, sono giovani nel senso italiano del tempo, dei 40 anni, forse dei 45 anni, ci è venuta l'idea di riproporre una collana di divulgazione culturale generalista e in modo da cercare che avesse diciamo più o meno lo stesso intento, certo non quello di alfabetizzare le masse, ma quantomeno fare in modo che le persone che leggono questi libri cominciassero magari a ragionare sulla materia del testo e quindi diciamo, l'idea era quella di trovare degli autori che sapessero in qualche modo stimolare un po' lo spirito critico, l'intelligenza critica del lettore. Questo è il primo, la collana è divisa in diverse sottocollane, sicuramente ecco appunto questa, quelle in verde sono scienze e tecnologie, poi ci sono altre cose, storia, filosofia, eccetera, ma soprattutto le sottocollane principali sono quattro, Sguardi d'insieme, e questo è il primo volume di questa collana, cioè che sono pensati appunto, sono libri pensati per dare una visione insieme della materia adattata, e poi ci sono un'altra cosa si chiama Che cos'è, che in cui si cerca di raccontare un tema specifico in maniera più diciamo sempre appunto divulgativa ma con taglio critico, e poi Piccoli classici, che sarebbe una
ripubblichiamo piccoli classici della cultura, diciamo, e delle biografie, e la collana che contiene chi è, forse qualcuno di voi ha letto quella di Stephen Jay Gould, che è il più grande divulgatore scientifico del XX secolo, che abbiamo avuto la fortuna di incontrare un autore che è un filosofo e non un biologo, cioè uno storico delle idee, che ha scritto questo libro e che quantomeno ha garantito una recensione della pagina di suo effettivo di giornale del nemico, direbbero. Chi era? Non si sente. Questo è quello. Per i lettori della collana segnalo, già ci siamo, quindi visto la discussione, visto la discussione di oggi, c'è un volume sugli strumenti finanziari e un volume sul terremoto e il sismo. Io questo sono abbastanza certo, però diciamo sul terremoto e il sismo, che un po' diciamo prendono un po' di lato anche gli argomenti che stanno oggi in discussione e anche i temi trattati anche dal forse okay. Può essere utile sempre dell'AIDS, perché lo dava questo Ayman Minsky, che è un po' schemisiano molto importante, che spiega l'instabilità cronica del capitalismo, molto semplice, combattere la povertà, che è sempre di AIDS. Non è che mi sono portato un libro da casa. La primera que